Ci proponiamo ora di disegnare le proiezioni ortogonali di un triangolo parallelo al piano orizzontale e posto a una certa quota dal piano orizzontale e con un lato parallelo al piano verticale. E allora cominciamo a dividere il foglio a metà. Perché come al solito disegneremo nella parte di sinistra l'immagine 3D del triangolo e del sistema dei piani orizzontale, verticale e laterale, sui quali effettueremo le proiezioni stesse del triangolo. E nella parte di destra disegneremo le proiezioni ortogonali del triangolo parallelo al piano orizzontale secondo il metodo di Monge. E allora, come al solito, disegniamo i tre assi di riferimento per una isometria ortogonale isometrica. L'angolo di 30 gradi e ancora un angolo di 30 gradi rispetto all'orizzontale. Abbiamo ottenuto così gli assi di riferimento X, Y e Z e dunque i piani orizzontale, verticale e laterale. Allora, supponiamo che il triangolo da proiettare è un triangolo il cui lato ha la misura di 4 cm. La distanza del triangolo dal piano verticale e dunque dall'asse X, chiamiamolo delta con X, è ad esempio 2,5 cm. La distanza dal piano laterale, dunque dall'asse Y, è 3 cm. La quota, cioè l'altezza del triangolo rispetto al piano orizzontale, chiamiamo questa misura delta Z, è ad esempio 7 cm. Ma prima di effettuare il disegno in 3D è opportuno impostare il disegno delle proiezioni secondo il metodo di Monge in questo modo. Allora, più o meno a metà del riquadro tracciamo l'asse orizzontale e tracciamo l'asse verticale più o meno a metà del riquadro. Allora, questa è l'asse X, Y e ancora Y, asse Z. Dunque abbiamo il piano orizzontale, piano verticale e piano laterale. Allora, distanza al piano verticale del triangolo, abbiamo detto, e quindi dall'asse X, è di 2,5 cm. Quindi dall'asse X stacchiamo questa misura di 2,5 cm. E quindi tracciamo questa prima linea orizzontale. La distanza dal piano laterale e quindi dall'asse Y è di 3 cm, quindi stacchiamo ancora 3 cm dall'asse Y. Possiamo dunque tracciare questa linea verticale, linea di proiezione. Linea che possiamo anche portare su. Allora, la base del triangolo è di 4 cm. Segniamo dunque questa misura. Distanza di 4 cm da questo punto. E tracciamo quest'altra linea di proiezione. Il vertice del triangolo si troverà a metà di questa distanza, quindi a 2 cm da questo punto qui. Tracciamo quest'altro asse verticale. Possiamo anche questo asse prolungarlo.
Ora abbiamo detto la lunghezza del lato del triangolo di 4 cm, quindi apriamo il compasso di 4 cm e quindi di questa distanza. Centrando in questo punto medio, possiamo tracciare questi archetti. Uniamo questi due punti di intersezione degli archetti con le linee di proiezione verticali prima tracciate. Prolunghiamo anche questa linea. Ecco, possiamo allora unire questi punti 1, 2 e 3, che sono i vertici del triangolo equilatero. Quindi questo è un triangolo equilatero, il cui lato è 4 cm. La distanza di questo triangolo dal piano laterale, quindi dall'asse Y, che è questo, abbiamo detto delta Y è 3 cm, 3 cm. La distanza di questo triangolo dal piano verticale, dunque dall'asse X, abbiamo detto è 2,5 cm e questa distanza è di 2,5 cm. Ma passiamo al disegno 3D e riportiamo questi punti, che possiamo chiamare il punto 1, il punto 2, il punto 3 e il punto 4, sugli assi X e Y della rappresentazione tridimensionale, ovvero astrometrica. Chiamiamo anche i vertici di questo triangolo A, B e C. Ma siccome sono le proiezioni del triangolo sul piano orizzontale, metteremo un apice A', B', C'. Allora riportiamo questi punti sugli assi X e Y. I punti 1 e 2 si possono riportare facilmente perché abbiamo una misura di 3 cm dal punto O, origine degli assi, e la lunghezza di questo segmento è 4 cm. Quindi riportiamo la somma di 4 più 3 è 7, riportiamo qui queste distanze. 4 cm e dunque 3 cm. Questi sono i punti 1 e 2. Per quanto riguarda queste distanze, la distanza di O da 3, abbiamo visto, è 2 cm e mezzo, è il delta X, 2 cm e mezzo. Questo è il punto 3. La distanza del punto 3 dal punto 4 è 3,4 e qualcosa, è difficilmente valutabile. E allora, per essere un po' più precisi, ricorriamo al compasso. Centriamo il punto 3 e possiamo dunque, con maggiore precisione, riportare questa distanza in questo modo sull'asse Y della rappresentazione 3D. Quindi centriamo nel punto 3 e tracciamo questo archetto. Questo sarà il punto 4. Ora tracciamo queste linee parallele all'asse X e queste linee parallele all'asse Y. Parallele all'asse Y. Facciamo anche questa linea di proiezione che è a metà della lunghezza del segmento 1-2, quindi questa lunghezza è 4 cm, la metà è 2 cm e tracciamo questa parallela. Bene, abbiamo dunque tracciato sul piano orizzontale nella rappresentazione 3D queste linee di proiezione. 1, 2, 3 e 4, che sono 1, 2, 3 e 4. Dalle intersezioni di queste linee otteniamo i vertici ABC. Allora, il punto A, intersezione di quest'asse che passa per 2 e dell'asse che passa per 4. Quindi questo qui sarà il punto A, primo. Il punto B primo sarà questo. Intersezione dell'asse che passa per 1 e della linea di proiezione che passa per il punto 4. Il vertice C' si trova nella intersezione della linea proiettante che parte da 3 e quest'altra linea, che è questa. Quindi questo sarà il punto C'. Uniamo i tre punti.
Ecco, questo è il disegno che rappresenta la proiezione del triangolo ABC sul piano orizzontale. Ed è questa stessa proiezione. Qui vista in 2D, qui vista in 3D. Rappresentazione bidimensionale, secondo il metodo di Monge, rappresentazione tridimensionale. E allora possiamo anche disegnare il triangolo ABC, che si trova ad un'altezza rispetto al piano orizzontale, abbiamo detto, di 7 cm, la misura DZ. Come possiamo procedere? Sull'asse Z stacchiamo questa misura di 7 cm. E tracciamo le parallele da questo punto agli assi XY, parallela all'asse X, parallela all'asse Y. E portiamo su queste linee verticali a partire da questi punti proiettati sugli assi XY. Linee che possono avere una lunghezza a piacere. Arbitraria. Sono linee di proiezione, ricordiamo che con la penna rossa indichiamo le linee che in matita vanno disegnate con mina dura. Tipo la 4H, per esempio. Portiamo su anche questi punti. E possiamo già dire che questo segmento, che va da questo punto a questo punto, è la proiezione del triangolo ABC sul piano verticale. Calchiamo questo segmento. Questo è il punto A secondo, B secondo, C secondo. Questo segmento è la proiezione del triangolo ABC sul piano laterale e possiamo calcarlo. Questi saranno i punti C terzo e A terzo coincidente con B terzo. Vedremo fra un po' perché. Questo è il punto B secondo. Allora, tracciamo le parallele dai tre punti A secondo, B secondo e C secondo all'asse Y. Di lunghezza indefinita. Sono linee di costruzione che poi possono essere cancellate o rimanere nel disegno e non creano alcun disturbo, essendo linee molto leggere. Le linee nere sono quelle invece da calcare. Proiettiamo anche i punti A terzo, B terzo e C terzo, in questo modo con linee parallele all'asse X. Infine, portiamo su i vertici del triangolo A', B' e C' della proiezione sull'asse, sul piano orizzontale. Quindi abbiamo questa linea di proiezione, questa linea di proiezione e infine questa linea. Allora, punto A', guardiamo attentamente questa linea di proiezione, il punto A' diventa A secondo sul piano verticale, queste due linee di proiezione si incontrano qui, questo sarà il punto A del triangolo reale, punto B'. Il punto B' diventa B secondo sul piano verticale, l'intersezione delle linee di proiezione è qui. Questo è il punto B. Punto C' viene proiettato in alto mediante questa proiettante, viene proiettato sul piano verticale, diventa C secondo. Ecco, il punto di incontro di queste proiettanti è qui. C, punto C. Uniamo i tre punti A, B e C. Quindi abbiamo dunque disegnato il triangolo ABC nello spazio racchiuso dai tre piani orizzontale, verticale e laterale. Le sue proiezioni sul piano orizzontale, proiezione che resta un triangolo, e poi le sue proiezioni sul piano verticale, quindi abbiamo un segmento,
e la proiezione sul piano laterale, ancora un segmento. Qui nella proiezione sul piano laterale vediamo che i vertici A e B coincidono. Abbiamo tre apici perché si tratta della proiezione dei punti A e B sul piano laterale. Questa è la proiezione del vertice C, C terzo. E poi qui abbiamo tre proiezioni dei punti A, B e C sul piano verticale. A secondo proiezione di A, B secondo proiezione di B, C secondo proiezione di C. E qui le tre proiezioni che abbiamo già visto prima sul piano orizzontale. A prima, B prima, C prima. Possiamo completare il disegno disegnando appunto le proiezioni secondo il metodo di Monge sul piano bidimensionale. La proiezione del triangolo sul piano orizzontale l'abbiamo già disegnata. È questa qui. Disegniamo allora le proiezioni sul piano verticale e sul piano laterale. E allora abbiamo detto che la quota, cioè la distanza del triangolo dal piano orizzontale, delta z, quindi misurata lungo l'asse z, è 7 cm. Stacchiamo quindi da qui una misura di 7 cm sull'asse z. Più o meno siamo qui. E conduciamo questa proiettante parallela all'asse x. Questo asse x che si prolunga in y viene anche chiamato linea di terra. Ebbene, abbiamo già la proiezione del triangolo sul piano verticale. Calchiamo. Questo è il punto A secondo, proiezione del punto A sul piano verticale. Questo è il punto B secondo, proiezione del punto B sul piano verticale. Questo punto è il punto C secondo, proiezione di C sul piano verticale. Passiamo al disegno della proiezione di questo triangolo sul piano laterale. Allora ci serve il compasso per proiettare questi punti sull'asse Y orizzontale. Ricordiamo che l'asse Y, quando rendiamo complanare i tre piani, orizzontale, verticale e laterale, si scinde in due parti, una e due. E allora, centriamo nel punto O e apriamo il compasso fino al punto 3. E tracciamo questo primo archetto. Apriamo poi il compasso fino al punto 4. Tracciamo questo secondo archetto e portiamo su i due punti di intersezione degli archetti con l'asse Y orizzontale, quindi ovvero con la linea di terra, questa linea qui. Quindi i punti C terzo, A e B terzo, coincidenti. E il disegno è finito. Mancano solo i titoli, nome e data. Dunque, bene, abbiamo così disegnato le proiezioni ortogonali di un triangolo equilatero parallelo al piano orizzontale. Abbiamo disegnato una rappresentazione 3D, una isometria ortogonale isometrica del triangolo e dei tre piani di riferimento e una rappresentazione bidimensionale di queste proiezioni del triangolo sui tre piani orizzontali, verticale e laterale, secondo il metodo di Monge.
Bene, ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro.